tu muori molto. Allora. Ma questo che albero è? È un albero di pesca che è chiamata tabacchiera. Poi ha anche altri alberi sì, da frutto? Sì, c'è un albero di albicocco. Questo? Esatto. Che le faccio vedere le albicocche che sono bellissime. E poi c'è un albero Williams che purtroppo quest'anno me li ha buttati tutti giù in quanto il, un po' di vento me li ha spazzati via tutti. Che ancora il primo anno è ancora piccolino. Quindi pere, albicocche. Esatto, pere, albicocche e pesca tabacchiera. E poi c'è un albero di cose, ma non fa frutti ovviamente, perché non riesco a capire il motivo, che è un nespolo, però che purtroppo non riesco a fargli fare frutti perché l'ho trovato già qua e evidentemente c'è qualche... o sarà selvatico o devo farlo vedere comunque quest'anno. E poi invece che verdura hai? Come verdure ci sono, ho messo tre tipi di zucchine, zucchine bolognesi, zucchine quelle di Milano nere e le zucchine rotonde. Poi ho messo del pomodorino, il picadello, il ciliegino, ho messo del datterino, ho messo il pomodoro nero, un po' di pomodoro di Sardegna, un pomodoro San Manzano gigante per insalata, poi ho messo un pezzettino di patate, delle fave, dei piselli, e delle melanzane che ovviamente mi hanno dato un buon risultato, delle zucchine siciliane, un po' di fragole e meloni e basta. E poi c'è il mio ancolino, il mio giardino di fiori, come ben vedete. E un po' di insalata mista con un angolino ombreggiato di basilico, se, sperando che riesco a mangiarlo quest'anno, se le lumache non me lo finiscono prima. Che animali vedi quando... Ma qua ci sono le lumache, ovviamente che metto il lumachicida, è l'unico insetticida che uso, è come il lumachicida. Poi c'è qualche topo ovviamente che quest'anno mi ha divorato un po' di finocchi, i gambi di finocchi, e basta. Poi non è, come animali poi ci sono... Non, loro non l'ho fatto sta parte tagliala.